Guardi, allora non voglio certo fare un discorso o comunque una battuta di parte, però la faccio, mi permetto di farla, ma per il semplice fatto che, come ho detto prima, comprare una polizza per il proprio animale può sicuramente essere funzionale per non rischiare poi di pagare molti più soldi se si verifica un evento in un secondo momento. Quindi per questo invito i vari proprietari a sentire il proprio consulente, quindi a chiedere informazioni su quanto possa costare una copertura assicurativa, quantomeno hanno acquisito qualche nozione in più. Poi ci sono delle facilitazioni, oggi come oggi, che permettono anche magari di pagare il premio in più rate, oppure magari attraverso una sorta di dilazione mensile. Oggi davvero le compagnie se le sono inventate tutte, mettiamole in questo modo, e questo favorisce anche la nostra proposta come attori del settore, per far sì che il proprietario possa comprare con più facilità il prodotto assicurativo. Questo un po' in tutti i settori succede, però visto che parliamo dell'animale, visto che a volte capita che magari ci si preoccupa di avere un animale in casa, ma non ci si preoccupa o del suo bene o dei danni che potrebbe fare. Allora, in Italia, che io sappia, al momento ancora non ce ne sono, però lei prima ha detto una cosa buona: ci sono le compagnie d'oltralpe, quindi quelle straniere, che piano piano si stanno inserendo nel territorio italiano, proponendo anche coperture per altri animali, come ha detto lei. Dobbiamo semplicemente creare il collegamento con queste compagnie per avere a disposizione il loro prodotto e poterlo fornire poi ai proprietari di altri animali. Mi viene in mente anche gli animali esotici. Allora, qualche compagnia teme gli animali esotici, però ci sono sia quelli pericolosi, se vogliamo, e quelli non pericolosi. Quindi poi la compagnia, nel momento in cui vede che il mercato comincia a muoversi e che c'è la possibilità di creare delle coperture assicurative che non impegneranno troppo la compagnia stessa, poi si apre la compagnia e quindi crea il prodotto ad hoc. Non essendoci una grandissima richiesta oggi di queste coperture, anche le compagnie stanno un po' in stand-by, come si suol dire, quindi stanno in attesa, affacciate alla finestra, a vedere quello che succede. Bisogna avere un po' di pazienza, mettiamola in questo modo.